Age of Conan compie 9 anni e mi hanno regalato un pupazzino a livello cappato 80. Il mio ultimo pupazzino massimo era livello 46. Federica mi dice tanti auguri. Ricordo le bestemmie quando comprai questo gioco e non riuscivo a giocarci perché avevo una macchina di merda, quella che è tipo morta alcuni mesi fa, perché mi laggava da morire. Allora, prima di tutto guardiamo la spec, no? Ho preso Conquer perché mi dicono che è un gran DPS. Non so un cazzo di questo gioco, cioè tipo 9 anni che non ci gioco. Però qui mi dicono che c'è un sistemi per fare spec, che non so cosa facciano. Potrebbe essere spec efficaci o spec vecchie e stravecchie buone per il cesso. A noi non è dato saperlo, ma forse non ce ne importa nemmeno davvero. Le sto mettendo i punti tutti a caso. Che a noi piace così. L'ignoranza. Salutiamo il pueblo, tipo Federica. Che ci vuole tanto bene. Cioè, perché torni a giocare a sto gioco? Perché è abbastanza vecchio perché questa macchina no, non abbia problemi a farlo girare. A parte che sono il Signore degli Anelli, che non capisco che non mi funziona, ma quello è un problema tutto mio. Che ho imparato un sacco di abilità che non so come usare per tra le altre cose. Quindi le userò del tutto a caso. Andiamo in posto questo e mi dice dove fare una quest. In gioco sono le 19:16. Non c'è musica in questo gioco? You are too far away. Potrebbe essere una festa molto intensa e breve. No, ci dovrebbe essere stata tipo una musica un po'. Aspetta, come si sente la mia voce? Merda. Colpa del. Di Twitch. In realtà ho loggato per avere l'80. Cioè per avere il pupazzino. Allora, il cavallo ora è trasparente, qui avrei già le prime cose, guarda, cioè io vi voglio bene, ma sono passati cazzo 9 anni. La coda della criniera. Guardami, ho il cavallo invisibile.
Ok, torniamo indietro. E loghiamo out, sempre che funzioni. Ti prego, vieni un attimo a leggere qui. No, ma hai letto, non posso. Sì, ho letto, ho letto. Ok, non. Avrò delle abilità, Federica. Secondo te dove le prendo le abilità? Ah, spirito so. Riproviamo. Rientriamo nella Conal Valley. Cercando anche di capire che cazzo funziona e che cosa no. Ho ammazzato una cosa inutile. Dai, corrimi dietro con un coglione. Drow! Dai, ti stai divertendo, immagino. Bravo, 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 bravo. Oh. Guarda, ti voglio umiliare a piedi. Oh. Tanto ho talmente tanta vita che ti posso seminare quando voglio.
Allora, ti faccio correre per tutto il campo, vai, vai. Pu 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 pu. Ho ripreso tutta la vita. Tu sei di nuovo un cazzo. Ma si insegui per tutta la mappa. Si è arreso il minchione. Ah no, non si è arreso. La tua pagina dei loro amici come opzione, quindi non targettizzando con l'età, ma gli Sì. amici di quelli a cui piace la tua pagina almeno 50 euro ci metto, che ti garantisce tra 2.000 e 2.000 e 24.000 persone. Questo ancora non si arrende. Bocutima Frociazza. Più o meno. Ho preso il cavallo che lo si sia arreso. Una feature. Allora, questo credo che aspettasse, siccome quelli che hanno riloggato hanno avuto tutta questa roba, hanno sta cosa gialla da ricoglioniti, credo che lui sia uno che voleva fare il figo PvPers. Eccolo qua, è riapparso, scusami. Il figo PvPers e viene a ammazzare i nob. Guarda, si è messo là, bravissimo.
Ah, mo il coglione è rimasto incastrato, guarda là. Vabbè, figurati che non so nemmeno come cazzo faccio a tornare indietro. Comunque, sono riuscito a salire per qui. Spero che Butima si levi dai coglioni. Comunque io sloggo perché il gioco è veramente una merda. Ciao anche qua, Fede. Mettiamo un altro gioco. Ci rivediamo fra pochissimi secondi. Fa veramente schifo. Ciao.